Allora, passiamo al prossimo brano che inizia con questa frase. Hai visto un delegato? No, perché volevo vedere quanti erano anche sopra. E là ci sono i bomberos. Ciao! Gente che saluta. Proprio la piccionaia. Siete belli. Si vede bene anche da lassù? Anche perché c'è il maxi schermo qui. Allora, inizia con questa frase il prossimo brano. Ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Questa frase è stata pronunciata da Martin Luther King il 28 agosto del 1963 al Lincoln Memorial di Washington durante la famosa marcia per il lavoro e la libertà. Martin Luther King è stato un politico, attivista, pastore protestante, leader dei diritti civili. È stato anche il premio Nobel più giovane per la pace della storia, un riconoscimento che gli è stato conferito nel 1964, pensate, a soli 35 anni. Molto giovane. Il suo nome viene accostato per la sua attività di pacifista a quello di Gandhi, il leader del pacifismo della cui opera King è stato un appassionato studioso. L'impegno civile di Martin Luther King è considerato nella lettera dalla prigione di Birmingham, scritta nel 63, e nella forza di amare, che costituiscono un'appassionata enunciazione della sua indomabile crociata per la giustizia. Martin Luther King si è sempre esposto in prima linea affinché fosse abbattuta nella realtà americana degli anni 50 e 60 ogni sorta di pregiudizio etnico. Sono sue le parole: abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. E il brano che ascolteremo adesso è stato commissionato al compositore James Hosey dalla prestigiosa scuola delle arti Duke Ellington di Washington e si intitola And the Multitude with One Voice Spoke, ed è un difficilissimo e impegnativo brano originale, proprio scritto per orchestra di fiati, dedicato proprio al compositore, alla memoria di Martin Luther King, uno dei più grandi americani della storia. Ascoltiamo dunque questo brano nell'esecuzione dell'antica musica del Corpo di Pompieri 1882, diretta da Federico Lotto.